belle decorazioni. Ma là in fondo si vede ancora un po' di prato. Oh, anche le tue mi piacciono molto. Se non l'avessi notato, è Natale. Qui è impossibile non notarlo. Ma sai, amo fare altro. Ad esempio? Niente, suppongo. Buona giornata. Continua. Ah, ok, April. Ancora una decorazione e saranno ufficialmente troppe. Ma per me le decorazioni sono essenziali. Oh mio Dio. Hai ancora questi? Certo, e li avrò per sempre. Ti ricordi perché mamma e papà me li hanno dati? Sì, certo. Così avresti avuto una foto con Babbo Natale, visto che eri troppo grande per salire in braccio a quello del centro commerciale. Piangesti tutto il tempo. No, ascolta, non si è mai troppo grandi per Babbo Natale. Dai, Elaine, fammi una foto per la mamma. Certo. Ok. Le piacerà? Pronta? 1, 2 e 3. Perfetta. Che sta succedendo? Mi devo abituare, è il nuovo vicino. Per ora posso solo dire che è un vero... Sì, o si tratta dei suoi amici o della sua auto. Oh, i vicini andrebbero selezionati. Già. Inoltre, lui è l'unico nell'intero isolato che non metterà decorazioni nel suo giardino. Dice che non gli interessa. Davvero? Niente? Niente, neanche una lucina. Comunque, non mi avevi promesso un bicchiere di vino? Già, hai ragione. Mamma sarà felice di sapere che hai un nuovo fidanzato. Cosa? E in questa foto è venuto davvero bene. È adorabile. Ci siamo. Dai! È una gran partita. Wow. Dai! Ci siamo. Tagli la palla. Ma che accidenti! Dai! Proprio scarso. Passamene un pezzo ai peperoni. Teddy, i tuoi figli? Stanno bene, ma voi per caso sapete dove posso trovare i giocattoli di Farrah e Mark? Sì, ma scordateli, quest'anno quei giocattoli vanno a ruba. Lo so, mio figlio ne vuole uno, ma è introvabile. Mia moglie lo ha preso online. Ma non potete immaginare quanto lo abbiamo pagato. Ormai hai sborsato, amico. Lo so. Wow, non sai che cosa ti perdi? Il sorriso dei bambini la mattina di Natale non ha prezzo. Disse uno che sembra un elfo. Levati questo affare. Sai, mi piacciono i bambini. Quelli di mia sorella. Perché hai una casa così grande? Per appendere le mie copertine. Cosa farai per Natale, Eric? Andrai a sciare? Quest'anno no. A Bridget non piace sciare. Aspetta un momento, chi è Bridget? La sua ultima ragazza. Oh, andateci piano. Tecnicamente non è la mia ragazza, usciamo solo da un po' di tempo. Inoltre devo finire il mio libro e devo farlo entro la fine del mese. Come procede? Beh, insomma. Sarà un altro bestseller. Volete ancora un po' di birra? C'è dell'altro guacamole? Sì, era davvero buono. Dove l'hai preso? L'ho fatto. La ricetta è sul mio libro. Oh, già, è vero. Non l'avete mai letto. Un giorno o l'altro ci convincerai. Ricominciamo. Allora, c'è una cosa di cui vorrei parlarti. Della proposta di Steve? No. Oh. In quel caso staremmo bevendo champagne. Quindi? Cosa c'è? Cosa volevi dirmi? Ok, si tratta dell'orchestra. Ivan Samuels si ritirerà alla fine di questa stagione e inizieranno le audizioni. Quindi? Perché me lo dici? Perché dovresti partecipare. Aspetta, no, sei seria? No! No. Tu sai cosa mi succede ad ogni audizione? È soltanto un po' di singhiozzo. Non se ne accorgerà nessuno. Non ti ricordi le mie ultime audizioni? Sì. Già. Ci sarà pure un modo per superare la tua ansia. No, lo sai che le ho provate tutte. Dai, pensaci. Sarebbe fantastico suonare insieme. È sempre stato il nostro sogno. Lo conosci bene il detto. Coloro che possono fanno e gli altri insegnano. Sei una brava insegnante, ma sei anche una grande violinista. Hai solo paura di scoprirlo. No, no.
Ho paura di fare un'audizione, c'è una differenza sostanziale. Basta parlare di me. Tu come stai? E Steve? E il ristorante? Bene. È il suo primo Natale da quando è in ristorante, quindi lavora tutto il giorno. Ciao mamma, come stai? Io sto bene, ma i tuoi nipoti erano un po' delusi dal fatto che ieri non sei passato. In realtà ti avevo detto che ci avrei provato, ma degli amici mi hanno raggiunto per vedere la partita e alla fine... sai com'è. Che ne dici di passare oggi? Oh, non posso, scusa. Ho un appuntamento con il mio agente e un po' di giri da fare. Quando arrivano Bruce e Dana? Tua sorella e suo marito arrivano dopodomani. Beh, allora cercherò di passare prima, te lo prometto. Eric, non deluderli un'altra volta. Vogliono stare un po' con il loro zio. Non farmi sentire in colpa. È quello che alle madri riesce meglio. A presto, tesoro. Va bene, ciao mamma. Un'altra proroga. Ascolta, Eric, sarebbe la terza volta. Non penso che l'editore accetterà. Ma perché no? Sono uno dei loro autori di punta. Ci posso provare. Ma scusa, perché ci metti tanto? Voglio dire, non stai scrivendo Guerra e Pace. A cosa vuoi alludere? Oh, andiamo, Eric. Ti conosco da 10 anni. I tuoi libri sono stereotipati. Francamente, perché attraversi un momento così difficile? Francamente? Sono stufo di scrivere sempre le stesse cose. No, questo non va bene. Ah, ah. Ottimo, tesoro. Ma ricorda di tenere l'archetto tra la tastiera e il ponticello. È importante. Ok, riprova. Bravissima. Salve, April. Conrad? Devo farti i complimenti per le tue decorazioni. Oh, grazie. Dovremmo far adeguare anche gli altri. Oh, credo sia una causa persa. Beh, sarebbe davvero un grosso problema per... Salve, signor Redford. È bello incontrarla. Davvero? Come mai? I suoi vicini si sono generosamente offerti di decorare il suo giardino. Lei non alzerà un dito. Vi ringrazio molto, ma la mia casa mi piace così. Come l'ho comprata? Magari soltanto un paio di ghirlande. Grazie, va bene. Ehi, Nick. Come va con il libro? Non bene. Beh, trova la giusta ispirazione. Perché l'editore ha detto niente più proroghe. Oh. Eric, tutto bene? Oh, un momento. Ottima presentazione. Scusa il ritardo, capo. Capo? Potrei abituarmi.
Non ti ci abituare. Allora, come va? Lo sposo era emozionato. Ho suonato la marcia nuziale 3 volte prima che camminasse. Beh, allora io è meglio che... Arrivo! Niente appuntamento al buio. Che appuntamento? Oh, è un amico di Steve, è un medico. Volevamo farvi conoscere, ma è stato chiamato per un'emergenza, quindi... Mm-hmm. Voi due non vi arrendete mai? No. Niente posti vuoti stasera? Solo uno. Oh, l'ennesimo potenziale marito in fuga. Grazie. È come te l'avevo descritto, vero? Sì, è davvero molto... Romantico? Lo so. Quella è la mia vicina. Quale? La violinista. L'insegnante dei pessimi allievi. Qualcuno si salva. Allora, facciamo qualcosa per Capodanno? Devo ancora organizzare il Natale. L'unica cosa a cui riesco a pensare ora è la scadenza per il mio libro. Potremmo andare al Black and White Ball, al Walker Museum. Sì, a tale proposito... Grazie. Qualche richiesta? Apprezzeremmo se potesse suonare a qualche altro tavolo. Vorremmo cenare tranquilli. Oh, ma certo, mi dispiace molto. Non volevo disturbarvi, esattamente come i miei allievi. Ci ha sentito. April, cosa è successo? È il mio vicino, quello che detesta le decorazioni. Oh, credo non ami nemmeno la musica. Ad ogni modo è carino. Pronto? Mamma! Come sta la mia figlia preferita? Essendo la tua unica figlia, questa battuta non invecchia mai. Non dovresti essere su un aereo adesso? Sì. Purtroppo il nostro volo è stato cancellato e... In realtà sono stati cancellati tutti. C'è una fortissima tempesta di neve e hanno bloccato i voli. Oh, accidenti. Come stanno i bambini? Bene, ora stanno dormendo. Bruce è al telefono per capire quando potremo partire. Non preoccuparti, possono stare con me finché ne avrai bisogno. Sembra che ci vorrà una settimana prima che riaprano l'aeroporto. Una settimana? Oh mio Dio, hai sentito cosa ha detto? Ho sentito. Potremmo non tornare in tempo per Natale. Non abbiamo mai passato le feste lontano dai bambini. Sara, ti occuperesti di loro per qualche altro giorno? Certamente, adoro averli qui con me. Grazie, mamma, ti voglio bene. Abbiate cura di voi. Eppure te l'avevo detto. La verità è che sono troppo buona. Proprio non riesco a prendere le cose alla leggera. Per un attimo ho temuto che non saremmo mai più uscite. Ricordami di non darmi più allo shopping natalizio. Almeno per un po'. Non posso credere che ancora non ho finito di fare tutti i regali. Io invece sì, le ultime 2 cose erano per me. Oh, hai tempo per un tè? Quest'anno il Carlyle fa il suo speciale tè di Natale. Oh, mi piacerebbe molto, ma devo andare alle prove purtroppo. No. Oh, prima che mi dimentichi, ho qualcosa per te. Cos'è? Un regalo prenatalizio. Non capisco, che cos'è? La data e l'ora della tua audizione. No, ti avevo detto che non ci sarei andata. Cosa hai da perdere? Oh, andiamo a pattinare questa settimana? Certo. Ok, ciao. Ciao, mamma. Ciao.
Prima che tu dica qualsiasi cosa, sappi che più tardi sarai passato. Ma devi venire adesso. Perché? Che succede? Oh, credo che sia l'influenza. Ho dolori dappertutto e penso di avere la febbre. Non sono in condizioni di badare i bambini. Quindi dovrai passare a prenderli. Posso tenerli per un giorno, ma... Dana e Bruce non tornano domani? No, sono rimasti in Norvegia. Cosa significa esattamente? Oh, non hai sentito le ultime notizie? No, sto scrivendo il mio libro. Il Nord Europa è stato colpito da una terribile bufera di neve. L'hanno chiamata la tempesta del secolo. Quindi dovrai prendere i bambini e occupartene per un po' di tempo finché io non starò meglio. Oppure finché Dana e Bruce non torneranno a casa. Eric? Sei ancora lì? Sì. Quanto dura di solito un'influenza? Oh, alla mia età proprio non saprei. E perché organizzano una conferenza di lavoro in Norvegia? In pieno inverno. Temo che questo dovrai chiederlo a Bruce quando lo vedrai. Ascolta, tesoro, i bambini sono già pronti. Cerca di fare in fretta. Il conto, per favore. Oh. Ti ho portato una zuppa. Oh, grazie, tesoro. Sei stato molto premuroso. Mamma, sei sicura che dovrei prenderli? Sono un po' sfortunato in questo periodo. Credi ancora di avere quella iella natalizia? Per questo sono andato fuori città negli ultimi anni. Ma ora però sei bloccato qui. Forse è ora che la superi. Bambini, lo zio Eric vi aspetta. Andiamo. Ok, ciao e comportatevi bene. Ciao, nonna. Saremo bravi. Siete pronti a divertirvi con lo zio Eric? Noi qui dentro non c'entriamo. Niente conclusioni affrettate. Io non mi siedo sulle ginocchia di nessuno. Non è ciò che avevo in mente. Lo scoprirete. La macchina della mamma è nel garage. È meglio prendere quella. Complimenti per la guida. Non sono abituato ai barconi. Dallo a me, ora sei la mia preferita. Buona a sapersi. Dormirai in cantina. Oh, grazie. Eccoci qui. Spero che vi piaccia. Mi casa è sto casa. Non hai le decorazioni natalizie? No, non le amo molto. Perché non hai un albero di Natale? Vedi, è una lunga storia. Non ti piace il Natale? Non particolarmente, no. Come mai? Lo saprai da grande. Da qua. Ma zio Eric, se non abbiamo un albero, come ci troverà Babbo Natale? Beh, forse lui ha il GPS, non credi? Ma senza un albero di Natale, dove metteremo i regali? Quali regali? Decoriamo sempre l'albero e facciamo le ghirlande di popcorn e i biscotti per Babbo Natale. Appendiamo le calze e facciamo un pupazzo di neve. Andiamo, Chelsea. Ci divertiremo, ve lo prometto. In che modo? Non lo so. Lasciami pensare un attimo. Tu hai qualche idea? Fallo solo stavolta. Va bene. Eric, tutto bene? Sì, ci sono. Come stanno i bambini? Ah, beh, probabilmente stanno ancora dormendo. Grazie per essere lì al nostro posto. Beh, non credo che per loro sia lo stesso. Perché lo dici? Sai che non amo il Natale. So che è chiederti molto, ma puoi prendergli un albero di Natale? Questa è una richiesta ardita. Ok, fratellino, ascolta. Loro sono gli unici nipoti che hai. Che ne dite di questo? No. Oh, questo è bello, vero? È abbastanza grande. È troppo piccolo. Ok, cosa avete in mente? Qualcosa di più grande.
Volete scherzare? Questo può andare bene al Rockefeller Center. Ma è come quelli che prendono mamma e papà. Dici sul serio? Io non li ricordo così grandi. D'accordo. Mi scusi? Prendiamo questo. Va bene, aspetta, devo prendere gli ingredienti per i biscotti. Ok, perfetto. Oh, mercoledì puoi suonare al ristorante? Non posso, devo farlo per un anniversario. Che peccato. Perché? Che cosa avevi in mente? Steve ha invitato il medico di cui ti parlavo, mercoledì sera. Stava organizzando una serata speciale. Potremmo spostarla a giovedì? Potrebbe andare bene. Quel pomeriggio suonerò a una festa aziendale, ma potrei farcela per le 7. Che cosa hai deciso per l'audizione? Queste opportunità non si presentano tutti i giorni. Lo so, e ci sto pensando. Ok, d'accordo. Ti voglio bene? Te ne voglio anch'io. Peste. Lo sono. L'ho preso. Stai attento. Accidenti. Pessima presa. Wow, questo sì che è un albero di Natale. Non dirlo a me. Siamo stati noi a sceglierlo. Che belli i tuoi addobbi. Oh, grazie. Sono i tuoi figli? No, non ho figli. Loro sono i miei nipoti, Chelsea e Liam. Ciao. Ciao, Chelsea. Ciao, Liam. Scusa, non so il tuo nome. April. E tu, invece? Eric. Eric Redford. Piacere di conoscerti. Vuoi che ti dia una mano? Con piacere, grazie. Lo noterà, Conrad? Lui si accorge di qualsiasi cosa. Io apro la porta. Questo ti riesce meglio della guida. Ci vorranno molti addobbi per riempire questo albero. Ma non li abbiamo comprati. Non potete fare finta che ci siano. Siete bambini, usate l'immaginazione. Non penso proprio di riuscire a fingere. Andiamo, Chess. L'odore è abbastanza natalizio, no? Ho ragione? No! Ascoltate, ho addobbi in eccesso, li potete usare. Immagino che la tua casa somiglia a quella di Babbo Natale. Più o meno. Wow! Zio, possiamo andare a vederla? Magari un'altra volta, ora devo lavorare. Possono venire con me? Scommetto che gli piacerà. È quello che temo. Dai! Dai! Andate okay, pure, andiamo. Ma fate andiamo presto! Ciao, Erika, dopo! Non rompere nulla! Io vi aspetto qui. Sistemo l'albero di Natale. Bene, bene, bene. A noi due, albero. Wow! È piena di decorazioni natalizie. Qualcuno ha bisogno di palle di Natale? Adoro gli addobbi. Mettilo sul tuo cappello. Comunque, ragazzi, avete fatto un ottimo lavoro con vostro zio. Non è stato facile, ma l'abbiamo convinto. Guardate questo. Mi sta vera. Abbiamo bisogno di belle decorazioni. Guarda questo, Liam. È bellissimo, il prossimo? Questo qui. Ottimo lavoro, Liam. Potreste abbassare il volume. Se mettessimo questo. Qual è il vostro ferma. Ehi, è proprio così che 6 anni fa mi sono rotto una gamba. È per questo che odi il Natale? È uno dei motivi. Sì. Beh, che ne pensi? Sbaglia o si è ingrandito? Non abbiamo ancora acceso le luci, zio. Chi vuole avere l'onore? Forse lo zio Eric, eh? Che ne dite di Chelsea? Wow, è l'espressione giusta. L'albero di Natale più bello che abbia mai visto in tutta la mia vita. Sì, mi sembra senza dubbio molto bello. Beh, adesso è ora che io me ne vada. Grazie per avermi coinvolta nella decorazione. Ti accompagno. Ok. Forse potremmo aggiungere qualche altra luce. Sì. Ehi, grazie per aver fatto l'albero con i bambini. Non è un segreto la mia passione per il Natale. E poi quest'anno ho potuto decorare ben 2 alberi, quindi... Mi ricordi qualcuno che conoscevo? Davvero? Era una grande fan del Natale. Spero di non aver rievocato brutti ricordi. Un altro, il motivo per cui non mi piace il Natale. Ma hai reso felici i bambini. E questo mi aiuterà di certo a completare la stesura del mio libro. È stato un piacere.
Buona fortuna per il libro. Grazie. Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Con il nuovo Zequil Natura, pastiglie gommose per il sonno con melatonina ed estratti botanici, dormi come natura comanda. Quando dormi bene, ti senti al meglio. Nuovo Zequil Natura. Con i primi freddi arriva l'influenza. Osservare una buona igiene è la prima forma di prevenzione. Non usare gli antibiotici se hai l'influenza, che è un'infezione virale. La vaccinazione è il mezzo più efficace e sicuro per prevenirla. Ricorda che per le categorie a rischio è raccomandata e gratuita. Chiedi al tuo medico. Proteggi te stesso e gli altri. Info su salute.gov.it. È un'iniziativa del Ministero della Salute. Ah, inizia una nuova settimana. Si ricomincia con tante cose da fare. Per questo arriva sempre il momento in cui ho bisogno della carica e del piacere di Pocket Coffee. Vero caffè 100% arabica in un guscio di finissimo cioccolato. E riparto alla grande. Pocket Coffee. Che piacere sentirsi carichi 7 giorni su 7. Prende la carta. Prende la carta. Sì. E tu? Prendi la carta? Inizia ora con Samap. La mia vita è in cucina. È qui che batte il mio cuore. Il profumo di un grano unico. Una consistenza tenace. E sono di nuovo a Napoli. La pasta perfetta è un'emozione. Poiello, quando l'assaggi, capisci. Quindi sospetta che i russi stiano vendendo armi di nascosto al Venezuela? Sarebbe tipico. Ti rimando a Washington. Non me ne vado. Se si fa, si fa insieme. Ci farò il carro. L'amore per i dettagli, la qualità negli ingredienti, un gusto inimitabile. Creare Ferrero Rocher è stato come cercare l'oro. Perché ogni momento insieme è prezioso. Ferrero Rocher, inconfondibile piacere. Nessuno ti fa sentire così libera. Nessun assorbente si adatta al tuo corpo come il Lactiflex di Linessè. Nessuno assorbe e ti protegge così tanto. Lines è la tua nuova idea di libertà. Quando non ci vedi più dalla fame, con il gusto di Fiesta comincia la festa. Fiesta, soffice pan di Spagna, delicato aroma all'arancia, golosa copertura al cacao. Buona, buona, buona. Uno spettacolo di gusto che ti riaccende. Fiesta, che fantastica, fantastica sta fiesta. Fiesta, basta un morso ed è subito festa. Questione di carattere. Golden Point. TIM porta il talento a casa tua. Fibra fino a 1 giga. La connessione TIM più veloce e sicura di sempre. In tutta la casa, wifi alla massima potenza con il modem TIM. E il meglio dell'intrattenimento è incluso. Vieni nei negozi TIM o chiama il 187. Mi piace essere bionda, ma tingere spesso i capelli può indebolirli. Con la maschera più intensiva di Pantene, trasforma i capelli in un'applicazione. Oh my god! Pantene. Da Vichy, innovazione Lift Active Ampolle. Con peptidi anti-età e 10% di vitamina C. Riattiva la luminosità. Riempie le rughe. Efficacia clinicamente testata. Potere anti-rughe ultra concentrato. Lift Active Ampolle. Vichy Laboratoire. Il numero uno dell'anti-età in Europa. Vuoi costruire un'auto per battere la Ferrari con una Ford? Esatto. Quanto tempo gli hai detto che ti serve per farla? 200-300 anni? 90 giorni. Le Mans è sopravvivenza. Le Mans 66, la grande sfida, al cinema. Buongiorno, fratelli di Paola, Paranormal Investigation. Ah! Oddio, mi sei attaccato! È come un grosso porro! Dopo tanti anni passati al nord, gioco forza la prende, inflessione indelebile. Ma come cacchio va? Che sei matto? Non si può mai scherzare, che? Se muoia. Ma che è sto pagliaticcio? No, niente.
Subisciate sotto. No! Sono solo fantasmi. Dal 14 novembre al cinema. Questa è la storia di Ailo, il cucciolo che imparerà ad affrontare con coraggio i pericoli della natura. Vivi insieme a lui e ai suoi amici uno straordinario viaggio attraverso le meraviglie del nord. Ailo, un'avventura tra i ghiacci. Dal 14 novembre al cinema. La democrazia non può garantire più niente. Un re, sì. Torna, Settola Qualunque. Ma cosa fai, mi paghi? Sono tua moglie? Ma scusa, la bottuta. Certo c'è, senza dubbiamente. Dal 21 novembre al cinema. La punizione che abbiamo inflitto a Dreyfus mostrerà al mondo come trattiamo i traditori. Se scoprissimo che non è il traditore, dovremmo agire nell'interesse dell'esercito. Non voglio avere un altro affare Dreyfus. Non è un altro affare Dreyfus, generale. È lo stesso. L'ufficiale e la spia. Al cinema. Forse puoi dirmelo tu. Ho trovato questo nel giardino. Sai come ci è arrivato? No, non l'ho mai visto prima d'ora. Cosa ne farai? È opera di Carb. Spero che chi l'ha messo qui se lo riprenda presto. Guarda che ti vedo! È così dura per te accogliere lo spirito natalizio. Voglio dire, almeno un po'. E come lo chiami l'albero che mi occupa metà salone? Io lo chiamo spirito natalizio, e non solo io. Forse c'è ancora speranza. Speranza? Entra. Ciao. Ciao. Ho parlato con mamma ieri sera, arriverà il giorno di Natale. Sì, me l'ha detto e non vedo l'ora di vederla. Sarà felice, le manca così tanto la neve ora che vive in Florida. È vero. Grazie per avermi permesso di tenere qui i regali di Steve. No, nessun problema. Oh, ho visto che il tuo vicino ha messo un Babbo Natale in giardino. Ha fatto un giro a casa tua? No, non proprio. Ma ha comprato un albero di Natale per i suoi due nipoti che stanno da lui. Che carino. E come lo sai? Ah, io l'ho conosciuto quando ha rovesciato l'arena di Conrad con il suo albero. Come, scusa? Beh, davvero è andata proprio così e... Sai una cosa? Non è così antipatico. E questo l'hai capito grazie ad una breve conversazione nel suo giardino. Smettila. L'ho aiutato a portare dentro l'albero di Natale e anche a decorarlo. Uh-huh. E poi... Non c'è nient'altro da aggiungere. Allora, che tipo è? Ah, beh, lui si chiama Eric Redford e è uno scrittore e... Aspetta, Eric Redford? Dici seriamente? Non dirmi che lo conosci. Solo per colpa di Steve. Lui possiede tutti i suoi libri, che sono in parte la causa per cui Steve non mi chiede di sposarlo. Ma che genere di libri scrive? Oh, quelli che spronano gli uomini a rimanere single. Ah, sì. Ce l'ha un senso. Allora, come vanno le cose? Per ora tutto bene. Te l'ho detto che la iela natalizia non esiste. Come procede il libro? A rilento. E tu, come ti senti? Sei pronta a riprenderti i bambini? Oh, vorrei tanto, tesoro, ma questa influenza mi ha messo fuori gioco. Ora devo andare. A presto! Ci sentiamo. Sto lavorando. Ci annoiamo. Guarda che curva. Ora do gas. Non passi. Ci sono? Sì. Oh, ecco il sorpasso. Lì c'è il traguardo. Ma questo controller non funziona bene, guarda. No, non sei capace. Ma non risponde bene. Andiamo avanti, avanti. Do io un aiuto. Sì, più veloce, più veloce. Sì, ho vinto. Ben fatto, Liam. Anche tu non sei male. Non toccare.
Ora tocca a me. No, è ora di dormire. Io devo scrivere un po' stasera. Andiamo. Zio Eric, quando comprerai i tuoi regali di Natale? Non lo so, perché? Tranquilla, sei nella mia lista. Non è per questo. E qual è il problema? Noi dobbiamo comprare i nostri regali per mamma e papà. Già, andremo a fare shopping? Certo, lo faremo. Venite. È così che faccio i regali di Natale ogni anno. Carte regalo. Semplificano la vita. Noi non li facciamo in questo modo. Ci serve anche del materiale. Colla, carta e glitter. Cosa? Fate voi i regali? Sì, quasi tutti. E tu dovresti fare il regalo alla mamma, al papà, alla nonna, ai tuoi amici, a noi. Non posso darvi dei buoni regali? No! Tra 8 giorni è Natale, i negozi sono affollati. Ma dobbiamo vedere Babbo Natale. E lui si trova proprio lì. Babbo Natale? Hai presente Ho Ho Ho, sì, Jingle, certo, Bell? Ho capito, Liam. Per favore, zio Eric, ti prego. Va bene, mettetevi il pigiama. Ciao, Bridget. Buongiorno. Non vuoi annullare il pranzo, vero? Che ne dici invece di un po' di shopping di Natale? Ah, sì, mi piacerebbe. Ottimo. Oh, a proposito, ci sono i miei nipoti, verranno anche loro. Ti va bene? Oh, sì, certo. Adoro i bambini. Passo a mezzogiorno. Acquisti di Natale? Non è troppo tradizionale per te? Devo essermelo meritato. Liam e Chelsea mi hanno trascinato qui. Oh, davvero? Sì, sono in fila per incontrare Babbo Natale. Con loro c'è la mia amica Bridget. Ho pensato di comprare un regalo a mia madre, ma non so da dove iniziare. Hai qualche suggerimento? Lì hanno delle cose molto carine. Ho trovato dei calzini adorabili. Sei la fidanzata dello zio? Penso di sì. Quanto ci vorrà ancora? Non lo so, ma quando sarà il mio turno, ho pronta una grande lista. Che meraviglia! Mi ha salutata! E che le hai regalato l'anno scorso? Una carta regalo. Ok, e l'anno precedente? Una carta regalo. E scommetto che è lo stesso regalo di 3 anni che fa. Che intuito! Ma scusa, hai mai fatto dei veri regali di Natale? L'ultima volta che l'ho fatto, mi rubarono l'auto. E non era un'auto qualsiasi, si trattava di una Corvette Stingray del 65. La presi grazie al mio primo libro. Rubata mentre ero al centro commerciale, poco prima di Natale. 6 anni fa. Ed è questo il motivo per cui non festeggi il Natale? Solo uno dei tanti. Ce ne sono altri? Santo cielo! Oh, guarda questi gioielli! Questo ragazzo ha delle cose incredibili, davvero uniche. Le piacerebbe molto. Sì? Sì. Oh, che ne dici di questa? Molto carina. E chiedo scusa, possiamo dare un'occhiata alla collana? È bella. Vuoi provarla? Ah, certo. È bellissima. Ti sta davvero bene. Grazie. Prendila. Oh, no. Quest'anno non farò nessun acquisto di Natale per me stessa. Non c'è nessuno che te la potrebbe regalare? No. Davvero? No. Non volevo farmi gli affari tuoi, ma... Non pensavo. Immagino che Bridget abbia bisogno di me. Ora è meglio che vada. Certo. Grazie per l'aiuto, di nuovo. Allora, contenti?
Avete l'albero, i regali e avete incontrato Babbo Natale. Quindi abbiamo finito, giusto? Sì, penso di sì. Allora perché non andate a prepararvi per la notte? Non sono stanco. Davvero? Neanch'io sono stanca. Va bene, allora che volete fare? Guardare un film. Oh, zio Erika, ti prego. Va bene, dai, sceglietene uno, io preparo i popcorn. Pronto? Ti ho svegliato, Eric? No, Liam e Chelsea dormono sul divano. Stavamo guardando un film e sono crollati. Oh, sono adorabili. Come ti senti? Beh, diciamo un po' meglio, ma mi fa ancora male la gola. Lì come vanno le cose? Oggi siamo andati a fare shopping. Davvero? Ora mi dirai che hai comprato un albero di Natale? Oh, certo, l'abbiamo preso. È stata un'idea di Dana. Ma Liam e Chelsea manca tutto il resto. Tutto il resto? Sì, tutto quello che di solito fanno durante il Natale. Con Dana e Bruce hanno dei rituali. Beh, tu tieni duro, tesoro. E ricorda, sei il capo. Dagli un bacio. Lo farò. Ok, avete tutto per i biglietti di Natale, giusto? Perché ora dovrò lavorare indisturbato, quindi a meno che non sia davvero, ma davvero importante, sarete soli. Tutto chiaro? Sì, saremo impegnati per molto tempo. Ottimo, spero di esserlo anch'io. Oh, adoro iniziamo? I brillantini rossi. Iniziamo con quelli. Santa, if you hear me, I hope you got my list. 'Cause all I want for Christmas is the perfect Christmas kiss from my baby. Esagerare. Anch'io. Il cucchiaio sono giù. Sì, vai. No! Ecco! Voilà! No. È finito. Sì, ce ne serve altro. Che c'è? Abbiamo finito la colla. Possiamo chiedere ad April se ne ha un po'? Certo, andate. Userò l'oro. Mi piace molto. C'è troppo silenzio là fuori. Ehi, ragazzi! Bambini, dove siete? Liam? Chelsea? Liam! Chelsea! Ciao! Chelsea e Liam sono qui. Sì. Scusa. E di che? Vuoi entrare? Certo. Molto carina. Un po' di questo. Ero così concentrato sul mio libro che non mi sono reso conto Ciao. Che non ci fossero. Ehi, ragazzi! Ciao, lei è mia sorella Lane. E tu devi essere Eric. Scusa. Ok, scusa. Sì, sono Eric. Piacere di conoscerti, Helen. Ah, vi siete dati ai fornelli. Prepariamo i biscotti. Sì, questo lo vedo. Sai, sono per il canto di Natale del vicinato. È il 22 dicembre, se volessi venire. Il canto non è il mio forte. Possiamo restare un altro po'. Mancano ancora un po' di biscotti da decorare. Non dipende da me. A me farebbe piacere. Per me va bene. Evviva. Dallo va pure bene. A me. Fate i bravi, d'accordo? Certo. Divertitevi. Ciao. Ciao. Ami i vinili? Sì. Posso vederli? Ma certo, fa pure. Bella collezione. Sono un appassionato di jazz. Oh, ho sentito. Troppo forte? Beh. Ti chiedo scusa. Va bene, almeno hai buon gusto. Grazie. Wow. Sì, molti appartenevano a mio padre. E quando è morto li ha lasciati a me. Ci tengo davvero moltissimo.
Lui era un pianista jazz, in realtà. Mi ha insegnato molto. E ora l'allieva è un insegnante. Beh, è ciò che so fare meglio. Ti capisco. È quello che ho fatto anch'io in questi anni con la scrittura. Ma ultimamente è stato un po' difficile. Non che io non ami scrivere. Mi piace, ma... E a quanto pare quello che scrivi parla di te. Lo stile di vita da scapolo. Sì, beh, che tu ci creda o no, non c'è solo la vita da scapolo. Oh, quindi la corvette, le nottate e il poker non ti riguardano? Forse non più così tanto. In questi giorni sto navigando in altre acque e mi piace molto. Com'è tornato laggiù? Non ne ho idea. Beh, non resterà lì. Ti riporterò i bambini tra un'ora. Grazie. Chelsea, ecco il signor Alce. E abbiamo un bel carico di popcorn. I miei amici saranno qui tra pochi minuti. Che volete fare? Giocare, guardare la TV, leggere? Possiamo leggere uno dei tuoi libri. Mamma e papà ne parlano sempre. Davvero? E che cosa dicono? Mamma li definisce infantili, quindi per noi vanno bene. Non esattamente, no. Sentite, perché non guardate un po' di TV? Passerò dopo a controllarvi. Tutto ok, Chelsea? Sì. Ti piace questo? Sì. Che ne dici? Fantastico. E al signor Alce piace? Signor Alce, ti piace il programma? Sì, molto. Mi piace? Quei brillantini sopra al tavolo? Sì, pensavo di aver pulito. Li hanno usati Chelsea e Liam. Avete visto il giocattolo di Farrah e Murray? Io sì. Al mercatino di Natale. Perché? Era sulla lista di Natale di Chelsea. Beh, mi sto deconcentrando. Io esco. Anche io. Venite da papà. Ehi, vi va qualcosa? Dei salatini. Ok. Potresti evitare di lasciare le tue lattine in giro? Ci sono i bambini ora. Sei cambiato, amico. Già. Che fine ha fatto il vecchio Eric? Molto divertente. Sul serio, all'improvviso è come giocare a poker con un mammo. Stai forse dicendo che giochiamo a poker a casa mia solo perché non ho moglie e figli? Beh... Esatto. Mia moglie non mi farebbe mai giocare di notte con tre amici chiassosi. O guardare una partita sul divano ogni settimana. Accettalo. Sei l'ultimo vero uomo rimasto. Non è che non amiamo le nostre famiglie. Qui potete poggiare che... i bicchieri sul bancone senza un sottobicchiere, mangiare tutto quello che volete. Già. E fare chiasso senza svegliare i bambini. Esatto. Cosa pensate che abbia scritto negli ultimi 7 anni? Non ne ho la minima idea. Non ho mai letto i tuoi libri. Perché lo invito ancora? Non saprei. E chi lo sa? Me lo chiedo anch'io. Tocca a te. Ok. Tutti noi vogliamo mangiare cibo sano e fresco. Tutti desideriamo ridurre i carboidrati, i grassi e gli zuccheri. Ma non è facile. Beh, sapete? Ho qui qualcosa che rivoluzionerà per sempre la vostra cucina. Grazie alla nostra Super Giulietti. Oggi potete preparare cibo fresco e gustoso in pochi secondi. Ora, per esempio, vi mostro come trasformare una patata in uno snack fantasioso. Guardate qui, è lo snack più divertente che abbiate mai preparato da soli a casa vostra. Ma potete usare Super Giulietti con qualsiasi ortaggio. Patate dolci, cipolle, le ravanelli. Queste sono decorazioni professionali che vedreste soltanto in cucine a 5 stelle, ma da oggi potete averle a casa vostra. E guardate che meraviglia questi appetitosi spaghetti di zucchine. Finalmente i vostri piatti saranno allo stesso tempo deliziosi, sani e leggeri. Da oggi cucinare può essere super veloce, super divertente, super facile e super sano, grazie al nuovo incredibile Super Giulietti. Chiamate per informazioni sull'innovativo set completo Super Giulietti con la pratica manovella, il recipiente ad alta capacità con la base in
silicone, il tappo salva freschezza e le due speciali lame, tutto all'incredibile prezzo che vedete in sovraimpressione. Ma aspettate, raddoppiamo l'offerta! Un secondo set completo Super Giulietti assolutamente gratis! Regalatelo a un amico o a un familiare e iniziate a preparare ogni giorno verdure sane, fresche e tagliate alla perfezione in modo facile e veloce. Chiamate o andate sul nostro sito web per informazioni sull'innovativo Super Giulietti a questo prezzo imbattibile. Cosa aspettate? Chiamate per informazioni. Sappiamo quanto è importante inserire le verdure nella nostra dieta, ma prepararle può essere noioso. Alleggerite l'atmosfera con la nuova Super Giulietti, il modo veloce, divertente e facile di preparare frutta e verdura per rendere i vostri piatti più freschi, salutari e deliziosi. E intanto perderete peso. Girate la manovella per ottenere degli spaghetti di verdure con poche calorie, pochi carboidrati e niente zuccheri. Deliziosi come i vostri spaghetti preferiti, ma dietetici come non mai. E pronti in un attimo. Il segreto di Super Giulietti sta nel suo design verticale che permette una fettatura perfetta man mano che il cibo ruota. Le parti tagliate finiscono tutte nel pratico contenitore facile da riporre. Le due lame sono interscambiabili e prodotte in acciaio inossidabile di qualità tedesca, ed efficienti anno dopo anno. E se ci sono degli avanzi, vi basta usare il coperchio in dotazione per conservarli in frigorifero, oppure portateli con voi per un pranzo veloce. È tutto facilmente lavabile in lavastoviglie. E quando avete finito, tutti i pezzi possono essere riposti nel comodo recipiente principale. Da oggi cucinare può essere super veloce, super divertente, super facile e super sano, grazie al nuovo incredibile Super Giulietti. Chiamate o andate sul nostro sito web per informazioni sull'innovativo Super Giulietti a questo prezzo imbattibile. Ma aspettate, raddoppiamo l'offerta! Un secondo set completo Super Giulietti assolutamente gratis! Regalatelo a un amico o a un familiare e iniziate a preparare ogni giorno verdure sane, fresche e tagliate alla perfezione in modo facile e veloce. Cosa aspettate? Chiamate per informazioni! Oh my god! Il balsamo 3 Minute Miracle di Pantene trasforma i tuoi capelli 3 volte più forti in 3 minuti. Oh my god! Pantene. Per una pausa veloce, per un pranzo dove vuoi, per le serate con gli amici, le pagnottelle sono sempre perfette. E da oggi ancora più morbide. Pagnottelle Mulino Bianco. Ogni momento è buono. Come prima, più di prima, t'amerò. Apri gli occhi. Prima di rinnovare l'assicurazione auto, vai su prima.it e scopri se puoi risparmiare. Fai click su prima.it. Da Barilla il nuovo ragù. Un gusto ancora più corposo, una rosolatura perfetta. Buon appetito. TIM porta il talento a casa tua. Fibra fino a 1 giga. La connessione TIM più veloce e sicura di sempre. In tutta la casa, wifi alla massima potenza con il modem TIM. E il meglio dell'intrattenimento è incluso. Vieni nei negozi TIM o chiama il 187. La nuova creazione di Tuc, 100% ingredienti naturali. Olio extravergine di oliva, farina, erbe aromatiche, un pizzico di sale. E voilà! Così gustose e croccanti. Tuc sfoglie, 100% ingredienti naturali. Duro il lavoro di mamma. Siamo. Ciao mamma! Grazie per la colazione, mamma. Buona giornata, tesoro. Sì. Sintomi del raffreddore e dell'influenza? Sciolto in acqua calda. Tachiflu DEC è una calda cura che combatte in fretta i sintomi da raffreddamento e decongestiona le vie nasali. Tachiflu DEC. E la giornata continua. E la calda cura di Tachiflu DEC è anche all'aroma menta. Ah, da Angelini. Ogni giorno lavoro, torno a casa, so mille le cose che ho da fare e niente può rovinare il mio buon umore con il passo del pinguino. Croccante copertura di cioccolato fondente, morbida crema di latte fresco. Kinder Pinguì, ci piace così. Nella battaglia contro lo sporco c'è solo una forza che può vincere. Colombina Evo De Longhi, ancora più potente, ancora più leggera. E la sua nuova spazzola arriva ovunque. Nuova Colombina Evo, la forza nelle tue mani. Star Wars, l'ascesa di Skywalker, al cinema. Next. Next. Scopri Baci Limited Edition.
Ma bonjour, mademoiselle. Ciao. Allora, com'è andata? Molto bene, sono affamata. Ah, stasera la nostra specialità è il salmerino artico con semola allo zafferano. È la ricetta di mia nonna ed è speciale. Sembra molto carino. Come va tra April e il dottore? Oh, sembra molto bene. Mm-hmm. Ah, si è alzato, è il tuo momento. Per cosa? Beh, sai, per chiederle... Va bene. Vai! Ehi! Ciao! Devo parlarti della tua audizione. Mi sono esercitata, se è questo che vuoi sapere. Stasera gli ho parlato di te. Sono entusiasta di sentirti. Ok. Come sta andando con il dottore? Mi sembra carino. Sono felice per te. Ho solo detto che mi sembra carino. Ok, staremo a vedere. Ascolta, Steve avrebbe un favore da chiederti, ma si vergogna un po', quindi ha reclutato me. Di che si tratta? Potresti chiedere al tuo vicino di casa di firmare questi libri? Lo so che è imbarazzante che te lo chieda io, visto quello che penso dei libri, ma... Già. Oh, sono davvero sorprendenti. Certo che glielo chiederò, sta tranquilla. Che cosa non si fa per amore? Aiutami. Che te ne pare? Voglio ringraziarvi per la meravigliosa serata, è stato fantastico. Ehi, Ryan, ci ha ripuliti. C'è una prima volta per tutto. Diciamo anche che però ha avuto la mano più fortunata di sempre. No, guarda che la fortuna non sì, basta. Sì, come dici la tu. La prossima volta vincerò io. Già, lo dici sempre. Ciao, Eric. Ci vediamo. Sì, prossima settimana. Ciao, ragazzi. Ciao, ciao. Scherzando. Ascolti bene, la smetta. Non voglio il suo Babbo Natale né il pupazzo di neve. Non ho idea di cosa stia parlando. Parlo delle decorazioni che continuo a lasciare sul mio prato. Non è opera mia. E di chi allora? Beh, magari le hanno fatto visita gli elfi di Babbo Natale. Ciao. Ciao. Entra. Grazie. Hai comprato i miei libri? Oh, no, non io. Appartengono al fidanzato di mia sorella. È un tuo grande fan e mi ha chiesto se potevi firmarli. Spero che non ti dispiaccia. No, per me va bene. Certo, figurati. Oh mio Dio! Sono così dolci! Ecco dove erano finiti i miei poveri calzini. Oh. Oh, grazie. Sì. Oh,
notato che stanotte hai fatto tardi. Ho notato che hai fatto lo stesso. Ti sei fidanzata? No, era solo un appuntamento al buio. Com'è andata? Molto bene. Credo che usciremo di nuovo, quindi... A chi devo dedicarlo? Steve. Ok, al piccolo Steve. Non è il massimo. A Steve. Vai a prenderli, tigre. Al mio buon amico Steve. Non arrenderti mai, Eric. Un lettore è soddisfatto. Grazie mille, Eric. Sarà molto felice. Adesso devo andare a esercitarmi. Tu sei strepitosa. Io ti ho sentito prima mentre ero fuori. Oh. Beh, spero di non aver disturbato. Niente affatto. Era forse Debussy che suonavi? Sì, era la ragazza con i capelli biondi. Non l'avevo mai ascoltata con un violino. Hai talento. Grazie. Spero che il talento sia sufficiente. Cosa intendi? A breve avrò un'audizione con la filarmonica e di solito le mie audizioni sono un vero disastro. Perché? Singhiozzo. Cosa? Non ridere, seriamente. Mi viene il singhiozzo quando ho l'ansia. Ok, allora dobbiamo trovare un modo per toglierti l'ansia. Ecco. Come superare l'ansia da palcoscenico? Tecnologia, è facile. Ok, ho trovato questo per come superare l'ansia da palcoscenico. Ha trovato qualcosa. Metodo 1. Prova a masticare un chewing gum. Rilassa il corpo. No, non posso certo farlo mentre suono il violino. No, sarebbe molto stupido. Ecco, metodo 2. Meditare per 20 minuti prima di salire sulla scena. Beh, no, potrebbe andare. Ci ho già provato. Può funzionare? No? Ma non con me. Ah, bene, va bene. Andiamo avanti. Metodo 3. Ridi più che puoi. Non dice questo. Pensi che no, me lo stia inventando? Credo, no, vedere, guarda. Sì, avevi ragione. Già, te l'avevo detto, è quello che c'è scritto. Comunque non credo che funzionerà con me. Ok, ok. Beh, il metodo 4 sembrerebbe un po' più ragionevole. Immagina che ogni posto della platea sia occupato dalla persona che tu preferisci e che sia qualcuno che ti incoraggia. Beh, sì, sembra molto ragionevole. E di sicuro avrai molte persone a cui pensare. Sì, ne ho un paio. Grandioso. Beh, sei a posto. Bene. E grazie per i libri. Di nulla. E ci vediamo. Ciao. Ciao, Bridget. Ciao, Bridget. Oh! Ciao. Non avevo capito che sarebbero venuti con noi. Non potevo lasciarli soli. Beh, potevi chiedere alla tua vicina di casa. April, la conosco appena. E poi Nick ha allestito una sala proiezione, hanno molti film per bambini. Lo zio Eric ha detto che dobbiamo comportarci bene. E anche essere gentili con te. Grandioso. Va bene. I bambini si stanno divertendo molto. Sì, è stata una grande idea. Grazie, Nick. La tua ragazza non sembra felice. Non si aspettava che portassi Liam a Chelsea. Dovrei fare qualcosa per lei. Sì. Grazie. Odio dover insistere, ma come va con il libro? Più o meno come l'ultima volta. Hai provato a scrivere altrove? Potrebbe aiutarti. L'ho fatta in ogni panchina del parco e in ogni bar. Spero che riuscirai a rispettare la tua scadenza. Detesto dirtelo, ma se non lo farai, violerai il contratto, Eric. Non insisto. Grazie mille, Nick. Vado a socializzare un po'. Va pure. Ciao, vicina. Ciao. Davvero belle queste. Grazie. Se vuoi, te ne do qualcuna. No, ti ringrazio. Ehi, ti piace pattinare? Perché io e Elaine ci andremo stasera. Tu e i bambini potreste venire. Sarebbe bello, ma non posso perché ho già un impegno. Oh,
Ma grazie, ai bambini piacerebbe. Beh, potrebbero venire con noi, se non ti dispiace. No, tu hai già fatto abbastanza. Non voglio approfittare. Non è un disturbo, mi fa piacere. Davvero? Sì. Allora, va bene, te lo farò sapere. D'accordo. Grazie. Va bene, a dopo. A dopo. Lo vuoi un bastoncino di questi? No, grazie. È assolutamente delizioso. Dove hai imparato a cucinare? Ho iniziato scrivendo il libro di cucina. All'inizio sperimentavo, poi sono migliorato. Beh, grazie per aver reso questa serata speciale. Lo so che sono stato un po' assente, ma andrà meglio, ho terminato il libro. E quando tua sorella si riprenderà i bambini? Sì, beh, anche questo. Avresti dovuto sentirli al telefono con Dana. Le raccontavano di quanto si stessero divertendo con me. Sembra che tu ti stia divertendo quanto loro. Perché non dovrei? Sono i miei nipoti. Perché una delle cose che mi ha attratto di te è il fatto che non hai bambini. Ormai ti comporti più come un padre che come uno scrittore simbolo della vita da single. Beh, cosa c'è di sbagliato? La verità, Eric, è che tu sei diverso dai tuoi libri. Allora, dov'è il tuo vicino stasera? Ha un impegno. Beh, sei un'ottima vicina. Oh. E dimmi, c'è qualcosa tra voi due? Lo sai, sei incorreggibile. Cosa? È il mio lavoro da sorella. Se non ti trovo un bel marito, chi lo farà? Io, Elaine. Mi troverò da sola un bel marito. Mi piacciono i suoi nipotini e ci divertiamo. Bene, e tra te e lui non c'è niente di più? No! Allora, è un caso che sia qui. Ehi! Hai fatto presto? Sì, la mia relazione non è finita bene. La ragazza del ristorante? Sì. Zio Eric, guardami! Wow, Chelsea! Che pattinatrice! Lo so. Sei modesta. Ragazzi, volete un po' di cioccolata calda? Sì! Okay. Che domanda è? Tutti amano la cioccolata. Lo so. Hai ragione. Non vieni con noi? No, io sto bene qui. Non accetterò un no come risposta. Non ho i pattini. Puoi affittarli qui? Andiamo! Torno subito. Guarda le mie mosse. Ecco la mia super giravolta, visto? Grazie per ciò che fai con i bambini. Loro adorano stare con te. Sono adorabili. Mi dispiace molto che la tua relazione sia finita male. Beh, a quanto pare a Bridget piacevo single e senza intralci. Non ama i bambini. Perciò preferirebbe il tipo di ragazzo che descrivi nei libri. Quindi tu? Ho letto quelli che ti ho portato ad autografare per Steve. Li hai detestati, vero? No, in realtà no. Credo che fossi onesto in quello che scrivevi. Penso che tu sia un bravo autore. Avanti, sii sincera. Ne ho letti soltanto due e mi sembra che tu ripeta la stessa cosa, ma in modi diversi. È vero, è così. Da quando ero solo un ragazzo. Conosci il detto, ci vuole coraggio per crescere ed essere chi sei davvero? No, non penso che sia un detto, ma mi piace lo stesso. Ok, beh, forse è ora che ammetta che sto crescendo. Perché non scrivi di questo nei tuoi libri? Sto ancora mettendo insieme i pezzi. Ma sai una cosa? Sono sulla strada giusta. Sì? Sì. Oh. Accidenti, ragazzo, sei forte. Grazie per avermi insegnato tutti quei movimenti. Stai diventando bravo. Adoro pattinare. Già, l'avevo capito. Ehi, andatevi a preparare. Arrivo subito. Vieni, Chelsea. Buonanotte, ragazzi. Buonanotte, ciao. Ti accompagno? È un quartiere pericoloso. Ok. Ah, accidenti, come puoi negare che il Natale sia il periodo più bello dell'anno? L'aria è fresca e frizzante, si sente l'odore dei caminetti, le stelle brillano nel cielo
E tutte queste luci. È così magico. Non nego che sia bello. Affascinante. E tutto il resto. Ma vedi, mi riporta a qualcosa che vorrei dimenticare. Si tratta della persona che ti ricordo. Solo perché anche lei adorava questo periodo. Così, un anno decisi di darle un regalo di Natale speciale. Le chiesi di sposarmi alla vigilia, con l'anello. Quello che però non sapevo è che si era innamorata di un altro. Capisco perché vuoi dimenticare. Ora sai perché non festeggio il Natale. E perché non ti piacciono le donne che lo fanno? In realtà non è vero. Non più. Questo mi fa piacere. Credo che la colpa sia tua. Me ne assumo la responsabilità. Zio Eric! Dovrei... Sì, dovresti. È meglio che metta i bambini a letto. Sì, credo sia meglio. Buonanotte. Notte. Ehi, sono felice che tu sia venuto stasera. È stato bello. Sì, lo è stato. Falla di nuovo. Ok, ok, ok. Sei sveglio, zio Eric? Adesso sì. Ok, andiamo, andiamo. Dai, devi vedere una cosa. Cosa? Alza! Dai, alzati! Oh. Ok, andiamo, vieni. Andiamo. Forza, guarda. Vedrai che ti piacerà. Non posso crederci. Preparatevi per la colazione. Arrivo. Salve, sono April Stewart. Volevo confermare la mia audizione per oggi alle 4. Sì, grazie. Nick, c'è stata una svolta meravigliosa stanotte. Ho lavorato tutto il tempo, ma voglio avvisarti. Ho preso una direzione diversa. Quanto diversa? Tu leggilo. Ti invio le pagine tra qualche minuto e poi ne riparliamo. Ehi ragazzi, è pronta la colazione? Aggiungi delle nuove decorazioni. No, sto solo spostando un po' le cose. Oggi pomeriggio ci sarà la mia audizione e sto solo cercando di distrarmi. Beh, non ho dubbi che li manderai al tappeto. Che brano suonerai? Ah, ancora non ho deciso. Beh, se fossi in te, porterei quello che suonavi a Natale. Voglio dire, guarda qua. Sei tu. È vero, ma... non so se va bene per un'audizione. Ma è un gran pezzo. E mostra chi sei.
Non è questo che dovrebbero vedere? Oh, mi ero dimenticato. Ti ho riportato il tuo piatto. No, grazie. Volevo dirti che stanotte ho scritto. Dopo averne parlato, ho pensato che... se io non credo in ciò che scrivo, non lo farà nessuno. Chelsea e Liam mi hanno fatto cambiare prospettiva. E all'improvviso una pioggia di parole. Wow. Beh, forse grazie ai biscotti. Avranno contribuito di sicuro. Ma seriamente, mi hai ispirato tu. Però spero che i miei studenti diranno lo stesso. Stasera non si scherza. Stasera? I canti natalizi del quartiere. Ah. Che dici, ti unirai a noi? Dai. No. Sarà divertente. Non lo metto in dubbio. I could have danced all night. I could have danced all night. Musica e parole. Chiamo in assoluta considerazione le critiche dei miei compagni. E faremo esattamente il contrario di quello che... Note e contrappunti. La musica è da altro che vale, se no come esisteresti? Armonie e dissonanze. Se tu non hai sentito l'upgrade è perché sei sordo. Dici che sono sordo perché ho detto il mio... Sinceramente. X Factor, la gara. Mercoledì alle 21:15. In prima visione TV 8. Vivi al massimo X Factor Live. Solo su Sky X Factor è in diretta e puoi votare i tuoi cantanti preferiti. X Factor Live tutti i giovedì alle 21:15 su Sky. Giulia. Nuovi Colland con cashmere, caldi e confortevoli. Only in Calzedonia. Quando sei a tuo agio con il tuo sorriso, sei a tuo agio con tutta te stessa. Non dire niente che non sia wow. Chiamami in un modo che non sia hey, vai in fretta. Qualunque sia la tua sfida, fatti trovare pronto. Passa allo spazzolino elettrico Oral-B per una pulizia più profonda. Oral-B, get ready, go electric. Ah, inizia una nuova settimana. Si ricomincia, con tante cose da fare. Per questo arriva sempre il momento in cui ho bisogno della carica e del piacere di Pocket Coffee. Vero caffè 100% arabica in un guscio di finissimo cioccolato. E riparto alla grande. Pocket Coffee, che piacere sentirsi carichi 7 giorni su 7. Da Vichy, innovazione Lift Active Ampolle. Con peptidi antietà e 10% di vitamina C. Riattiva la luminosità, riempie le rughe. Efficacia clinicamente testata. Potere antirughe ultra concentrato. Lift Active Ampulle di Sci Laboratoire, il numero uno dell'antietà in Europa. La mia vita è in cucina. È qui che batte il mio cuore. Il profumo di un grano unico. Una consistenza tenace. E sono di nuovo a Napoli. La pasta perfetta è un'emozione. Poiello, quando l'assaggi, capisci. Quindi sospetta che i russi stiano vendendo armi di nascosto al Venezuela? Sarebbe tipico. Se si fa, si fa insieme. Ci farò il callo. Abbiamo chiesto alla mamma di Giorgio di rappresentarlo con una ricetta. È un ragazzo solare, quindi qualcosa di colorato, ma anche molto preciso. Mi piacciono le novità. Ama sorprendere. Buitoni presenta la sfoglia bontà di semi. Ma non pensavo di essere così buono. Sfoglia Buitoni, originale come te. Archie, andiamo a fare una corsetta? Crocchetta? Oh no, ma non aveva male al ginocchio. Voltaren Emulgel 2% agisce là dove serve. Il suo principio attivo antinfiammatorio persiste in profondità nell'articolazione per un sollievo dal dolore da osteoartrosi fino a 12 ore. Archie! Voltaren Emulgel, gioia di muoversi. Next. Next.
Scopri Baci Limited Edition. Di cosa ha bisogno il tuo gatto sterilizzato? Di un alimento che lo aiuti a stare in forma, che si prenda cura delle sue vie urinarie e che soddisfi il suo palato con una nuova ricetta, ancora più gustosa. Miglior Gatto Sterilize. Più gusto, più in forma, più felice. Morando, la storia del pet food in Italia. Si dice che tra la frolla e le nocciole ci sia del tenero. È tutto vero. E sono senza olio di palma. Baiocchi Mulino Bianco. Provali a colazione. Il vero coraggio è progettare una vita insieme. Da Banca MPS e AXA nasce per noi la polizza vita, che si prende cura di due persone e dei loro progetti di vita, qualunque sia il loro legame. Monte dei Paschi di Siena. Più forza alle persone, più forza per noi. Con le competenze di AXA. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo disponibile su pernoi.mps.it o nelle filiali di Banca MPS. Amo questa sensazione. Sentire che ogni singola cosa fa bene al mio corpo è un piacere irresistibile. Nuovo Müller Heimix Good. Frutti secchi, nel bianco denso, cremoso, con proteine. Fate l'amore con il sapore, perché fa bene. Allora, Zucchero, stiamo per arrivare anche noi, 17.30, qui su TV8. Oggi parleremo di chirurgia plastica. Contenti e pentiti, caro. Dici? Ma che hai fatto? Goccio alle labbra. Mangoccio! Ma è una... ma perché te sei buttata? Ma dai, no! Ehi ragazzi, dobbiamo andare dal mio agente. Grazie per essere qui. Volevo parlarne di persona. Niente di buono. No, no. Non è questo. Avanti, Nick. Ci conosciamo da troppo. Non ti piace, non è così? Non è questo. Il libro non corrisponde alle richieste dell'editore. Senti, lo so che è diverso. Questo non è solamente diverso, è un genere del tutto nuovo per te. Beh, magari è una cosa buona. Ma può essere anche pericolosa. Cambiando, mettiamo a rischio la tua carriera. Beh, sono disposto a rischiare. Buon Natale, Nick. Come? Non è la solita carta regalo. Ciao. Stai benissimo. Ciao. Ciao. Sai, ora la tua casa ha un'aria natalizia. Mi piace. Beh, se non puoi sconfiggerli, unisciti a loro. Benvenuto. Grazie. Si unisce a noi? Obiezioni? È un problema. Sono solo sorpreso. Ascolti, Conrad, le devo delle scuse. Sono stato scortese. Se me lo consente, le do un piccolo consiglio sulle sue decorazioni di Natale e... Ora, non esageriamo. Bene. Benvenuti a tutti. Sono molto felice di avervi di nuovo qui.
Se siete tutti pronti, diffondiamo l'allegria del Natale! Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. Come with now our day of power. La 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 la. Young Egypt, Yuletide carol. La 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 la. Attento, scotta. È buono. Davvero? Ehi, quanti ne hai mangiati? Vacci piano. Siete stati bravissimi. Sì. Ciao. Ciao. Non è esattamente un concerto jazz, ma sembra che tu ti stia divertendo molto. È così. Lo fate ogni anno? Ogni 22 dicembre. Ormai da 27 anni. Wow. Ma l'accompagnamento live è da quando mi sono trasferita qui. Allora è una fortuna averti con noi. Come per qualsiasi orchestra. Com'è andata l'audizione? Abbastanza bene. Ho usato il metodo numero 4 e nessun singhiozzo. Bene. Hanno detto che mi faranno sapere entro la fine del mese e cerco di non pensarci. Stasera con i bambini guarderemo un film. Perché non ti unisci a noi? Magari ti aiuterà a distrarti un po'. E non scriverai? Anche io sto cercando di tenermi un po' occupato. Sto aspettando una risposta dal mio nuovo editore. Forse potremmo distrarci insieme. Porterò i popcorn. Oh, devi sapere una cosa di me. Io sono un maestro con i popcorn. Oh, questo però non si evince dai tuoi libri. Non si giudica un libro dalla copertina. E neanche l'autore. Staremo a vedere. Piaciuto il falsetto? Molto. Era voluto. Beh, penso proprio che tu abbia un futuro nel canto. Oh, l'ho sempre pensato, lo sospettavo. Davvero, mi hai colpita molto. Continuerò a sorprenderti. Sì, ne sono sicura. Forse sarà meglio rimandare la visione del film. Sì. Ci vediamo. Non ti aspettavo. Sì, lo so, io stavo per lasciarti un biglietto. Scusa per l'altra sera. Non serve. Sei stata onesta. Un'altra sarebbe stata più attenta. In più avevamo lasciato le cose irrisolte, così... Volevo solo dirti che è meglio non vederci più. Hai ragione. Non portiamoci rancore. Buon Natale, Bridget. Buon Natale, Eric. April, non so come ringraziarti. Ti ho chiesto spesso di guardare i bambini, ma quando il mio agente dice che è importante, devo andare. E se li porto anche questa volta con me, Nick gli farà firmare un contratto. Mi fa piacere. E poi la cosa più bella del Natale è fare i pacchetti. Sono il migliore in questo. Già. L'hai sentito? Va dentro. Ehi, ti chiedo scusa per ieri sera. Se sei disponibile, stasera potresti darmi un'altra chance. Voglio dire, se sei libera, ovviamente. Mi dispiace, ma devo lavorare. Oh, va bene. Buona fortuna. Grazie. Potrei averne bisogno. È meglio se ti siedi. Perché vedi... Gli editori adorano le tue pagine. E addirittura vogliono che firmi per altri due libri. Cosa? Dici sul serio? Adesso viene il bello!
Rick, non ho parole. Puoi dire che avevi ragione e che io mi sbagliavo. Beh, non sono il tipo che rifaccia le cose, ma... No, me lo merito, soprattutto stavolta. Avevi ragione a voler cambiare rotta. Credono che andrà alla grande. Vogliono un nuovo titolo e domani dovrai contattarli. Zio Natale, una guarigione d'amore. Mi sembra perfetto. Vero? Voglio una copia. Wow. Ecco, basta tirare. Vedi? Bello. Bene, adesso passiamo al prossimo regalo. Non penso che questo sia nostro. Credo che sia per tua nonna. No, lo zio Eric ha comprato un orologio alla nonna. Allora questo per chi è? Probabilmente è per Bridget. Lasciamo che sia vostro zio ad incartarlo. Ciao, mamma. Come sta la mia signora oggi? Meglio, ma sono ancora un po' debole. Il dottore vuole che mi riguardi un altro giorno. È terribile. Eppure sembri felice. Ho avuto ottime notizie dal mio editore oggi. Il libro gli piace. Oh, tesoro, sono così orgogliosa di te. Questo dimostra che non ti perseguita nessuna iella di Natale. Oh. Eric, devo andare a sdraiarmi. Inizio a sentirmi un po' stanca adesso. Ciao. Arrivo subito, ci vediamo a casa. È un'ottima notizia, congratulazioni. Che ne dici di aprire una bottiglia di champagne e brindare quando hai finito col lavoro? Ecco, di solito va per le lunghe e dopo sono stanca, quindi... Ok, allora rimandiamo? Non credo sia il caso. Che c'è che non va? Penso che non sia una buona idea. Ascolta, tra poco arriva un allievo e... Ancora congratulazioni. Svegliatevi, dormiglioni! Su, su, su! Avanti! Altri 5 minuti. È già arrivato il Natale. Non fino a domani, ma ho una sorpresa per voi. Avanti, in piedi, a vestirsi. Andiamo! Ah-ha! So che vi mancano i vostri genitori, così ho pensato che potremmo iniziare una nostra tradizione, noi tre. Dai, mettete i pattini. Ci vediamo laggiù. Andiamo. Ehi, complimenti. Grazie. I bambini? Sono già in pista. Come stanno Babbo Natale e le renne? A cosa ti riferisci? Al giardino. Sei stato tu. Perché non l'avevi capito? Ma certo che no! Beh, per fortuna non scrivi i libri gialli. Pazzesco! Dobbiamo appenderli. Già. Ha un aspetto magnifico, vero? Quel tacchino è un po' grande per noi. Se avanza è ancora più buono. Anche se saremo solo noi tre, sarà una vigilia da ricordare. Possiamo invitare April? Oh, ci ho pensato, ma so che stasera lavora. E poi credo che sia arrabbiata con me. Per cosa? Mi piacerebbe saperlo. Forse è per la collana. Quale collana? Quella che hai preso a Bridget. La collana non è per lei. Beh, April ha detto così. Stavamo incartando i regali. E ha detto che l'avresti fatto tu. Ora è tutto chiaro. Davvero? Sì, io ve lo spiegherò tra qualche anno. April, ho bisogno di parlarti. Ehi, allora com'è andata ieri sera? Niente. Che vuoi dire? Davanti casa c'era la sua fidanzata ad aspettarlo. Mi dispiace tanto, April. Andrà tutto bene. Sono un po'
Troppi grumi. Chi sarà mai? Forse Babbo Natale. È troppo presto, zio Eric. Ah, tu sei troppo intelligente. Sorpresa! Ciao! Siete tornati! Papà, ciao! Ciao! Sono di Pacchino! Ciao, Pizza! Ciao, Cristina! Oh, vieni qui, finalmente! Venite, andiamo di là! Prendi questo super! Non provare ad aprirlo, non è ancora il momento, mi raccomando, ok? Sì, ti trovo bene! Io ti trovo bene, tesoro! Lo siamo detto! Era bellissimo! Ti ha aiutato Emma! Ma che bello! Quanto ci avete messo? Tanto tempo. È bellissimo. Mamma, sì? Tu esci nelle tue condizioni. Ah, vedi, in realtà... Vieni qui, fammi vedere. Sai, non sono mai stata davvero malata. Ti ho detto una piccola bugia. Beh, se volevi sbarazzarti dei bambini, bastava dirmelo. Una volta eri tu il bambino ingombrante... E ho pensato che se ti avessi messo davanti a delle responsabilità, saresti cresciuto, liberandoti dal passato. E sai, Eric, da quello che ho potuto vedere, ha funzionato. Spero che ora tu non sia arrabbiato con me. Eh? Mi sono sentita in colpa dal terzo giorno. Non me la sono presa. Posso capirti. Mm? Sì, saresti un'ottima scrittrice, ma di fiction. Oh, wow, che albero di Natale! Sì. Dopo li apriamo insieme. Questo è l'albero più grande che abbia mai visto in una casa. Non lo fate così grande ogni anno? Cosa? No. Tesoro, questo tacchino è davvero delizioso. Ci ho messo un'ora per farcirlo. Dove hai imparato a cucinare? Ho scritto un libro, che ovviamente non hai letto. Oh. Qualcuno qui l'ha letto? No, davvero, vorrei sapere se qualcuno qui l'ha tesoro, letto. Tesoro, raccontateci del vostro viaggio. Abbiamo trascorso le ultime 24 ore in volo, passando per Mosca, Bruxelles e Londra. Ma almeno ce l'abbiamo fatta per Natale. Oh. E voi avete fatto molto per noi, grazie. È stato un piacere, vero mamma? Sembra che lo zio Eric vi abbia tenuti impegnati. Loro mi hanno tenuto impegnato. Sì, e non vi abbiamo raccontato del pattinaggio e del coro di Natale di April. Già, è stato molto divertente. Va bene, ma credo che qualcuno debba dirci chi è questa April. La tua ultima fidanzata non si chiamava Bridget? Ecco, hai detto bene, si chiamava. È finita ora. Ok, ma non ho ancora capito chi sia questa April. Lei è la mia vicina di casa. È stata fantastica con i bambini, vero? E come mai stasera non è qui con noi? Perché in questo momento lei non mi parla più. A me sembra più di una semplice vicina di casa. Sì, in realtà io speravo che fosse così, ma temo di essermi sbagliato. Va bene, Romeo, ma se abita la porta accanto, perché non vai a dirle quello che provi? Perché non è a casa. Ma io so dov'è adesso. Cosa ci faccio qui? Beh, scusate, ragazzi. Io devo andare. Grazie, sorella. Cosa? Eric, ma... Dobbiamo parlare. Non posso, sto lavorando. Io non me ne andrò finché non mi ascolti. Non c'è niente da dire. Tu hai una fidanzata e io ho interpretato male. Nessun problema. April, hai capito, ma io e Bridget non stiamo insieme. È venuta da me solo per salutarmi e perché rimanessimo senza rancore. E vuoi sapere per chi era la collana? L'ho comprata per te. E nessun'altra. Te l'ho detto da subito che sembrava fatta per te. E forse lo sono anche io. Lo siamo entrambi, April. E non scrivi neanche romanzi rosa. Ma vorrei viverlo. Che ne dici di un lieto fine? E c'è dell'altro. Mi ha chiamata l'orchestra. Mi hanno presa. Ah, sì. Oh, a proposito. Ma tu cosa fai a Capodanno? Posso rubarvela stasera? Andatevene via, forza!
Ciao. Buon Natale. With the sleigh bells ringing and the choir singing, I watch how it all lights up your eyes. And when I wish upon the winter sky, it's for you this Christmas time.